Quella volta che parte sempre con una fotografia, anche se è un podcast, ma parte con una fotografia. E allora ve la racconto, la fotografia è la scritta Telepiù. Telepiù, allora agli appassionati farà venire subito in mente il passaggio dalla televisione in chiaro alla televisione a pagamento. E chi è stato il protagonista assoluto di quel passaggio? Anche suo malgrado, direi, è stato il nostro, perché è di moto.it, Nico Cereghini. Nico, ciao e benvenuto a quella volta che. Ciao Zam, certo, protagonista a sua insaputa, naturalmente, intendiamoci bene. Ecco, allora raccontiamo questa storia perché non tutti se la ricordano e non me la ricordo nemmeno io. Allora, dunque, di Telepiù si cominciava a parlare nel 90 perché l'idea di Berlusconi era quella di fare un canale a pagamento, più di uno canale a pagamento. Era un po' la tendenza mondiale, europea, parte della pesca, non lo so, però l'idea era quella. Nel 91 partì Telepiù 1 con i film e nel 92 doveva partire Telepiù 2 con lo sport e a quel punto lì si parlava di giugno. In effetti poi a giugno tutta la programmazione è andata criptata, ma a sorpresa il 29 marzo del 92, Gran Premio del Giappone Suzuka. La telecronaca la facevamo da casa o da Koper, questo non me lo ricordo perché prima si facevano da Capodistria con Telecapodistria, le telecronache fin dall'89. Beh, a sorpresa, pronti via, cioè il segnale era chiaro per tutti fino al momento dello schieramento. Al pronti via, puff, partito No. tutto, criptato, se non avevi il decoder eri fritto. E naturalmente mi sono preso gli insulti di mezzo mondo. Ma nemmeno Certo, io lo sapevo, questo è il punto. colpa tua, no? Colpa mia. Bravo. Ecco, ma E quindi. quindi, vabbè, quella gara lì, Zam, per la cronaca, vinse 2 alla 500, Cadalora alla 2 e mezzo, Casanova era in pole, 125, arriva secondo dietro a Waldman. Bellissime gare, però quanti le videro? Pochissime, naturalmente. E tutti molto, molto arrabbiati. Poi si arrabbiarono anche le case, Zan, ti ricorderai, Aprilia, ma soprattutto Gilera e Cagiva. E forse non è un caso se la Gilera, che era partita nel 92 con Lavado e Ruggià, poi nel 93 aveva Gramigni e Casoli, e si ritirò in quel 93, e nel comunicato stampa addirittura tra le cause dissero colpa della televisione che riduce il numero di quelli che possono vedere, porta via sponsor, li allontana per forza e quindi noi dobbiamo mollare. I problemi erano altri forse, però è pur vero che anche Cagiva l'anno dopo si fermò, 94. Quindi effettivamente questa storia della televisione a pagamento portò un bel danno alle case, ai team, perché gli sponsor erano ben poco interessati con quei numeri di ascoltatori, ovvio. Ecco, ma Nico, tu ti ricordi i numeri di prima e di dopo? Li sai? Li avete mai saputi? Ma dunque, allora, i numeri di prima, il Rai, quando le moto andavano forte, arrivavano penso a 1,5 milioni, forse 2, se mi a memoria mia. Più avanti, con Mediaset, ti ricorderai, abbiamo superato i 10 milioni, ma l'era Rossi, Valentino e tutto qua. Io mi ricordo che in una conferenza stampa di presentazione del palinsesto, ero di fianco a Galliani, Mediaset aveva appena preso i diritti e Galliani disse che tanto questo sport, il suo plafond era sui 300.000, 400.000 al massimo. E invece io ero convinto che fosse ben di più. Però, insomma, di fatto c'è stato un calo de degli ascolti, come c'è stato poi più avanti, quando Sky ha preso il posto di Mediaset, che è stato un calo dell'80% minimo, ovvio, ovvio. È logico che la gente protesta, ed è anche protestavo anch'io allora, e questo mi procurò diversi problemi, perché in Mediaset c'era Rino Tommasi, che era convintissimo che la televisione a pagamento fosse il futuro della televisione, e magari aveva pure ragione, visto quello che è successo dopo.
Però è chiaro che dal punto di vista dei motociclisti io vedevo il danno nel pubblico, nelle squadre, nelle case. E lo scrivevo, allora collaboravo, anzi no, allora ero vice direttore di motociclismo e poi collaboratore, e lo scrivevo anche su motociclismo, facendo incazzare come una bestia Tommasi che mi voleva fuori da Mediaset. E mi ricordo anche Galliani, un giorno dovevo rinnovare il mio contratto, che era annuale oppure biennale, di collaboratore, e però questa cosa che io criticavo non piaceva, dal loro punto di vista lo capisco anche, però quella volta lì mi insultò aspramente dicendo: qui i sindacalisti non ci piacciono, se vuole se ne vada, qual è la porta? Era molto molto arrabbiato e insomma mi costò anche un rinnovo sfavorevole del contratto. Ovviamente. Però, insomma, la discussione è ancora aperta, Zan. È chiaro che la Ah, sì. televisione a Sì, pagamento sì. porta un bel giro di denaro, però le squadre restano senza sponsor, poi ci deve pensare Dorna a finanziare, cioè è un bel problema, è un bel problema. Sì, adesso, cioè, poi parliamo anche di oggi, però volevo tornare un attimo a quei tempi, perché allora, di fatto, Nico, il motociclismo è stato il primo sport che è andato a pagamento, quindi, giusto? Stato il primo evento sportivo della televisione a pagamento, penso in Europa, quel 29 marzo 1992. È stato il primo, primissimo. Ma perché hanno deciso con il motociclismo e perché hanno deciso quella data lì? Cioè, c'è un motivo, tu lo sai o magari non lo sai, non lo so. La data era il primo Gran Premio dell'anno. Allora, Ok. questo ok, era il primo Gran Premio dell'anno e probabilmente qualcuno decise che era il momento giusto per farlo. Non mi è mai stato detto perché e per come. Allora Telepiù era formalmente di tanti soci. Ti ricorderai che c'erano delle leggi per cui Mediaset non poteva detenere più del 10% di quel canale lì. C'era dentro tanti, tanti altri soci, adesso non mi ricordo il nome, ma era il nome della finanza, dell'industria. Però di fatto, chiaramente, dietro c'era comunque Fininvest, che era l'unica che aveva esperienza televisiva. Il perché e per come io Zan non lo so, non l'ho mai saputo. Ok, ecco, la cosa è secondo me, Nico, particolare è che, vuol dire, mentre il calcio, per esempio, non si era mai visto in chiaro in TV, perché si vedeva, non so se ti ricordi, una partita, trasmettevano una partita alle ore 19, la sintesi di un tempo sulla Rai, eccetera, però di fatto non si era mai visto il calcio in diretta e si è cominciato a vedere con la televisione a pagamento, però. Quindi ha offerto un servizio in più, cioè che prima non c'era. Mentre nel caso del motociclismo, come di altri sport, poi successivamente, quegli sport si vedevano in chiaro e dopo non si sono più visti. Insomma, credo che questa sia una grande differenza, giusto, Nico? Eh sì, la differenza è enorme e appunto, al di là dello scontento che prima abbiamo citato Gilera, Aprilia e Caggiva, perché chiaramente ne avevano un danno immediato, però c'è stato Dorna, la stessa Dorna a un certo punto voleva stracciare il contratto con Telepiù, perché è vero che sul metterla, sul partire criptati c'era stato un accordo anche con Carbelo e Spelletta. Però la copertura era stata garantita come una copertura che era assoluta in Italia e totale, ma invece non era proprio così. C'era gente che non lo vedeva nemmeno il segnale, non lo riceveva. E quindi Dorna addirittura fece causa, volle stracciare il contratto, e però ancora Telepiù vinse la causa. E poi fu anche la Federazione Motociclistica Italiana l'anno dopo, mi pare era il 95. Sì, in agosto aveva fatto un esposto al garante per l'editoria per togliere i diritti a Telepiù per questa storia del criptato e del pagamento. Ma il garante, come al solito, si sa come va queste cose, non garantiva così tanto e alzò le braccia dicendo che mancavano delle leggi per poter capire che cosa era di interesse nazionale e cosa no. Ecco, poi però si è tornato in chiaro perché appunto si è tornato a Mediaset con quegli ascolti che dicevi prima, fino ai 10 Prima milioni. Insomma. la Rai, Zan, prima la Prima Rai, la Rai, perché giusto? Prima la io Rai. a un certo punto mollai, alla fine del 94 non avevo più voglia di girare il mondo, mi ero stufato e quindi mollai. Però andai avanti con qualche altra cosa, tipo il fuorigiro,
fu Leo Pizzi, mi pare, il telecronista per un po'. Ma insomma, Telepiù andava avanti fino al 96, poi i diritti tornarono alla Rai fino al 2001, poi Mediaset arrivò dal 2002 fino al 2013. Esatto, e quello è il periodo appunto degli ascolti d'oro a cui faceva prima riferimento Nico. Allora, invece, tornando ai tempi di adesso, allora Nico, io ho fatto un sondaggio dove ho chiesto ai lettori, la domanda era questa: la MotoGP è uno sport meraviglioso, ma fatica a fare grandi numeri. Secondo voi, cosa è mancato nel 2023 per far crescere ancora di più il nostro sport? Ecco, io ho indicato 5 possibilità. E secondo la maggior parte dei votanti, quindi il 42%, dice mancano le gare trasmesse in chiaro. Mentre poi dopo ci sono altri motivi, un personaggio carismatico, eccetera, eccetera. Però insomma, l'argomento principale rimane gare trasmesse in chiaro. Ecco, è questo, dico, che fa la differenza. Allora, perché io sono d'accordo sul fatto che se fosse in chiaro la vedrebbe molta più gente, ma io credo anche che oggi nessuna televisione potrebbe trasmettere il Moto Mondiale così come lo fa ovviamente Sky, ma anche trasmettendo solo sprint e gara, cioè nessun canale libero si può permettere un palinsesto così, secondo me. Sì, assolutamente sì. Cioè, non solo i mezzi tecnici, vabbè, sarebbe da vedere, però sicuramente il palinsesto e seguire tutto da cima a fondo, ogni turno di prove, ma anche molto di più del turno di prove. Cioè, è una cosa incredibile se pensiamo che quando io ho iniziato a fare telecronache su Capodistria, magari andavamo fino a Koper in macchina per fare tra l'altro era gente piena di entusiasmo là in. Adesso è Slovenia, allora era Jugoslavia, ma erano bravissimi, gente che si con mezzi scarsi, ma si sbattevano come pazzi. Ormai eravamo diventati amici. E però noi facevamo solo le gare della domenica, cioè noi si faceva solo le gare. Poi si è iniziato a fare le prove, poi anche le prove libere e poi tutto quanto. Certo, oggi nessuno potrebbe più farlo, questo è chiaro. Mi pare che anche in Spagna sia a pagamento. Eh Mi sì. pare che recentemente Lorenzo diceva, beh, per forza ci siamo calati tanto, perché prima ci arrivava per caso anche la nonna, la mamma, la zia, oggi invece per caso non ci arriva nessuno sulle moto, oggi bisogna andarle a cercare. Cioè, insomma, ci sono, questo canone dà fastidio a tutti e siamo anche, si può capire, perché insomma i costi stanno diventando molto alti in genere. E pagare anche così tanto per vedere le piattaforme televisive, insomma, stanno diventando tante, stanno diventando costose, insomma, è un bel esborso. E quindi è chiaro. Però dall'altra parte abbiamo un servizio che ti può pagare assolutamente eccellente, questo bisogna dire. Sì, ecco, ricordiamo che in Spagna, Nico, i numeri sono molto più bassi rispetto a quelli italiani. In Spagna fanno fatica ad arrivare a 100.000 telespettatori e ricordiamo che loro hanno tutti i campioni del mondo, insomma, hanno piloti fortissimi. Fortunatamente adesso da 2 anni che vince Bagnaia, però insomma, i campioni come numero ce l'hanno loro, no? Come numero maggiore ce l'hanno loro. Ecco, loro fanno ascolti molto bassi. Ecco, ma questo, Nico, adesso allargo un po' il discorso. Dorna dovrebbe fare qualcosa, secondo te? Potrebbe fare qualcosa o è impossibile? Non lo so come si possa cambiare. Oggi bisogna dire la verità. Chi vuole vederlo in chiaro, il motomondiale ce lo va a cercare sul tuo 8 e lo vede chiaro, giusto? In Non è che Italia sì. sia in Italia così. Quindi Dorna potrebbe forse obbligare tutti i canali europei come minimo a fare la stessa cosa, certo. Perché comunque per noi è una bella possibilità. Mi pare che alla fine TV8 faccia dei bei ascolti, altro che. Questo sarebbe forse il minimo. Tu hai la diretta, ok, paghi la diretta, è una diretta stratosferica, mezzi tecnici straordinari, dal primo minuto all'ultimo è coperto. Beh, forse il prezzo vale la candela. Diciamo che hai un servizio eccezionale, però devi poter vedere almeno le gare gratuitamente.
Sì, quella potrebbe essere la soluzione. L'obbligo di trasmettere comunque in differita tutte le gare. Nico, tu sei un super appassionatissimo di moto, ma dal venerdì mattina alla domenica pomeriggio ti chiudi in casa e guardi tutto o è impossibile per uno che sta a Qualche casa? volta capita, sempre impossibile. Chiaramente cerco di vedere sempre la MotoGP, tutti i turni possibili, non perdo le qualifiche, non perdo la sprint, non perdo la gara. È rarissimo. Quest'anno mi sarà capitato una volta sola per impegni improrogabili di doverla vedere dopo. E questo è anche molto interessante. Cioè la possibilità di vedere le gare praticamente sempre, perché praticamente con Now, per dire, io ho l'abbonamento con Now e me la vedo, ci sono tantissime fasce orarie in cui la gara viene riprodotta, riproposta, quindi non mi scappa di sicuro, anche questo è un bel vantaggio. Eh sì, assolutamente. Ecco, però insomma, vederlo tutto è un bel impegno, eh? È un lavoro. Vederlo tutto è un impegno sovrumano, direi, a meno che uno abbia due gambe rotte, non può muoversi, dice, vabbè, questa volta il tempo so come passarlo, ma insomma è dura, però non è che sia necessario, cioè voglio dire, è giusto che l'appassionato della Moto3, il parente del pilota, la zia o il cugino se lo possa vedere a cima a fondo, è una Certo, bellissima cosa, sì. E assolutamente. poi Allora, ecco, vedere vai. i mezzi con cui oggi sono riprese le gare sono meravigliosi, Ah sì. cioè Sì, da quando quel io punto di vado a vista vedere, lì sono bravissimi, sono anche bravissimi. soltanto 10 anni fa non c'era tutta questa ricchezza di telecamere, di possibilità, è una meraviglia, la Eh qualità sì. poi. La qualità, esatto, la qualità è altissima. Devo dire che su quello Dorna ha lavorato molto, molto, molto bene. Allora, Nico, siamo in chiusura di questa puntata di quella volta che, ma così una piccola previsione sul 2024. Te lo aspetti scoppiettante, stellare, noioso, banale? Come te lo aspetti? No, 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 me lo aspetto sicuramente super perché c'è la bomba Marquez che comunque agita molti sonni, immagino, però soprattutto ravviva un po' tutto insieme. Intendiamoci, i campioni di oggi io li vedo, voglio dire, Pecco come Enea, Quartararo, Bezzecchi, tutta gente che a parità di moto se la gioca con Marquez, secondo me. Però sarà molto interessante vedere se è vero, perché potrei anche sbagliarmi. Sai, nel motociclismo, come nello sport, fare le equazioni non è possibile. Cioè uno dice, se il fratellino di Marquez ha fatto quello che ha fatto con la Ducati, Marquez vince tutto. Ma le equazioni non vengono quasi mai. È tutto da vedere. E certo, comunque sarà un gran campionato. Sarà un gran campionato e io sono felice che Bagnaia e Bezzecchi se la giochino con lui. Enea pure, spero che ritorni ad essere consistentemente lì davanti. Dico, ma tu sei d'accordo con chi dice che mancano i personaggi adesso? Tu hai vissuto, insomma, l'epoca di personaggi straordinari come gli australiani, come gli americani, ma anche come Valentino Rossi, Biaggi, eccetera. Adesso mancano quei personaggi, secondo te? Ma io non credo, cioè voglio dire, Sinner è un personaggio, sì, è un personaggio anche se non vuole essere protagonista spumeggiante, anche se rimane se stesso, una persona quadrata, serena, tranquilla, che non strafa. Bagnaia è un po' così. I personaggi secondo me non sono quelli che sparano cazzate o fumano 30 sigarette al giorno. Secondo me i personaggi sono quelli che hanno delle qualità. E le qualità vengono fuori se hai la possibilità di conoscerli. Cioè, io mi sono sempre un po' meravigliato, ma Zama, anche tu sarai d'accordo con me. Quando tu conosci un pilota, ci parli per un'ora, è impossibile non tifare per lui, è impossibile non diventare un suo fan. È incredibile questa cosa qua, è vero o no? Sì, è anche un limite forse, Nico, perché sembrano tutti bravi, sembra, è così, però è così, l'hai detta perfettamente. Anche un limite, però ecco, voglio dire, i personaggi come Schwanz, Spencer, Lawson, eccetera, sono diventati appunto famosi quando Grand Prix
Per la prima volta gli ha fatti vedere le interviste, e non faceva vedere solo le gare le faceva vedere magari la Rai, però noi facevamo vedere le smorfie, gli scherzi, le interviste lunghe, dettagliate, cioè, e lì sono diventati personaggi. E quindi adesso la copertura è enorme e tutto viene un po' più appiattito obiettivamente. Però uno come Bagnaia lascia che vinca ancora un paio d'anni e secondo me altro che personaggio, non c'è bisogno di essere sopra le righe per essere considerati un personaggio. Ecco, io credo che questa definizione che ha dato Nico Cerghini del personaggio sia la migliore in assoluto, che sottoscrivo al 100%. Insomma, secondo me Nico l'ha spiegata molto, molto, molto bene. Allora, quella volta che finisce qui, io vi do appuntamento a settimana prossima. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, ma come sempre ringrazio soprattutto il mio ospite Nico Cerghini, protagonista della prima della prima diretta a pagamento. Grande Nico. Grazie Sam. Ciao, buon anno a tutti. Ciao.